Aldair. Statuto. Del Vecchio. Va via Reich. Del Vecchio dà un'occhiata. Balbor, rete. Rete, la Roma in vantaggio. Del Vecchio Balbo, intesa perfetta, 21 minuti e 50 secondi. Roma 1, Karlsruhe 0. Ha colpito Balbo, ecco la panchina della Roma. Totti regala un'inquadratura, un sorriso. Capitan Balbo, perfetto l'assist di Del Vecchio. Rivediamo. Aspetta il momento giusto, non esce Reitmeier, quando si decide è tardi, sotto l'incrocio, Balbo. È il quinto gol di Balbo con la maglia della Roma nelle coppe europee, raggiunti riferimento offerti agli avversari. Aldair, intervento di Bitver. Cappioli, la sua grinta, non ha compagni liberi, poi sceglie Fonseca. Fonseca prova, errore di Reitmeier, Balbo ancora ed è il raddoppio, la Roma, Balbo ancora lui, 27esimo minuto, errore di Reitmeier e alla fine è arrivato Balbo. Queste scene si commentano da sole in curva a sud. 2-0 per la Roma. Anche Santarini ha perso l'aplomb, vicino a lui il dottor Alicicco. 2-0 per la Roma. Prova Fonseca, Reitmeier, errore grave Del Vecchio, poi cerca di rimediare Reitmeier, ma è solo Balbo e non sbaglia. Ancora Balbo. Hesler, senza fretta naturalmente. I suoi figli sono nati a Roma. Fabio e Yasmin. Calcia Hesler. Tommasi ha colpito di testa. E poi la conclusione in rete da parte di Keller. 38esimo minuto. Una rasoiata di Keller. 2-1. E qui finiscono i giochi. Gianni? Sì, Enrico. Scusami, devo segnalare per la verità un episodio piuttosto antisportivo. L'allenatore tedesco Schäfer è venuto ad esultare proprio sotto la tribuna Montemario, rivolgendo anche dei gesti al pubblico romanista, che rispondendo anche in questo caso male, con un po' di inciviltà, sta facendo segno, ha fatto segno il tecnico tedesco con un lancio d'oggetti, però certo la provocazione di Schäfer se la poteva proprio francamente risparmiare. A te la linea. C'è Schuster che appoggia all'indietro, prontissimo con il sinistro. Keller, un gran gol, bisogna riconoscerlo sportivamente. 2-1, non c'è più niente da fare per la Roma, servirebbero tre gol.